Anna Carla Valeriano, oggi un incontro importante per un libro molto particolare, per una situazione di violenza sulle donne, soprattutto in un'era. Che cosa vuol dire malacarne? Malacarne è un termine che ho coniato per condensare in un unico significato quello che ho trovato in cartella clinica. Nelle cartelle cliniche ciò che mi ha colpito maggiormente è notare come lo sguardo medico, quindi l'osservazione psichiatrica, si appunti sui corpi scomposti di queste donne anziché sulle menti. E questo insomma mi ha fatto pensare che c'era tutto un discorso sulla devianza femminile che era necessario sviluppare e approfondire. Stiamo parlando di un'epoca particolare, di una situazione particolare. Sì, parliamo di donne ricoverate in manicomio durante gli anni del regime fascista, però in malacarne si parte anche prima del regime fascista. Io penso che per riuscire a contestualizzare esattamente un'epoca, ciò che accade in un'epoca, sia necessario sempre capire cosa c'era prima. Per cui, visto che la devianza femminile è soprattutto il frutto di una costruzione culturale, di modelli culturali costruiti e poi cuciti intorno ai corpi delle donne, io sono partita dall'Ottocento, cercando di capire cosa c'era prima del regime fascista e poi in che modo il regime riprende tanti stereotipi, tanti modi di guardare alla donna e piega appunto questi stereotipi culturali alle sue esigenze ideologiche per plasmare una donna nuova che si adatta alle esigenze di regime. Quindi da quello che lei sta dicendo stiamo evidenziando che la problematica della donna non era in funzione di una devianza mentale, quindi manicomio uguale situazioni psichiche, ma stiamo parlando proprio di una caratteristica quasi morfologica. Ecco, io direi che oltre alla devianza mentale vera e propria, che pure c'era in manicomio, perché non dimentichiamo che la malattia mentale, il disagio psichico è sempre esistito ed esiste, c'era purtroppo poi una larga fascia di donne che era ammalata di disagio sociale e questo disagio sociale veniva medicalizzato, era tra virgolette sempre ammalata di un'eccessiva autonomia, di una voglia di esprimere autonomamente i propri desideri e questa voglia di libertà veniva medicalizzata e trattata, normalizzata in manicomio. Allora Valeriano, la legge Basaglia la conosciamo tutti, è stato un grande intervento sociale, ma lei ha messo in evidenza che ancor prima, nel 60, un socialista ha messo un punto fermo a questa bruttura. Sì, stiamo parlando del ministro socialista Luigi Mariotti, il quale nel 1965 dà alle stampe un'inchiesta famosa sull'assistenza psichiatrica in Italia ed è il primo a paragonare i manicomi ai lager. C'è l'analogia ovviamente con Se questo è un uomo di Primo Levi, che sta circolando proprio in quegli anni per la prima volta in Italia. Ecco, Mariotti è il primo a mettere in luce questo legame e poi ci sarà la legge Mariotti, che è la prima legge vera in Italia, prima della legge Basaglia, che cambia qualcosa nell'assistenza psichiatrica, perché l'assistenza psichiatrica fino al 68 è un'assistenza basata su una legge di pubblica sicurezza. Quindi non solo un libro ma una documentazione vera e propria. Sì, al centro del libro ci sono oltre 3.000 cartelle cliniche di donne che appunto sono passate per le mura del manicomio Sant'Antonio Abate di Teramo e lì hanno consumato le loro esistenze. Come si fa a non accedere alla conoscenza? Perché è un tema molto delicato, ma è un tema che necessariamente bisogna approfondire proprio per vedere l'evoluzione che la donna, oddio, sarebbe stato meglio mantenere una sorta di controllo, oggi è libera proprio in funzione di chi ha patito. Sì, ma la carne ci consente soprattutto di guardarci indietro, di capire quanto è stato lungo, quanto è stato doloroso, quanto è stato anche oscuro il percorso di emancipazione che le donne hanno dovuto intraprendere nella storia. Allora, un in bocca al lupo per la sua pubblicazione. Per Terre Marsicane, Luisa Novorio, riprese Manuel Conti.